l'8 settembre, anzi il 9 settembre, io stando solo sul terrazzo, avevamo ceduto ai tedeschi le nostre armi, io quel giorno ho pianto perché avevamo perso la guerra. Non ho pianto la caduta del fascismo, mi passo così, no? Senza pensieri. Mentre quando l'8 settembre chiedemmo l'armistizio, io ho pianto. Ed allora è cominciata 2 anni di sofferenza, da quel giorno. In Grecia, vicino a Patrasso, fummo portati ad Atene con la promessa che ci avrebbero portati in Italia. In Italia ognuno era libero di andare a casa. Allora vabbè, pensai, è finito, ritorno a casa. Su un treno carico di ufficiali e soldati, attraversavamo tutto i Balcani. E ho letto, a un certo punto ho letto Tarvisio, la freccia Tarvisio per entrare in Italia. Ma il treno, invece di venire in Italia, prese un altro binario. E così sapemmo, quando arrivammo a Vienna, che invece l'Italia stava in Austria. Lì i tedeschi ci tolsero anche la pistola e ci disse che eravamo internati dopo un lungo tragitto sul treno ancora. Sono arrivato a Königsberg, la Prussia orientale. A Königsberg era il 15 ottobre. Ricordo con precisione il giorno perché era l'onomastico di mia suocera, Santa Teresa. E lì seppi che dovevamo entrare nei campi di concentramento, nei lager. Pochi giorni a Königsberg e poi fummo trasferiti a un altro paese. Si chiamava Tarnopol. Pochi un paio di mesi a Tarnopol e poi ci portarono a Siedlec. Altri 5-6 mesi in quel campo. Poi con un lungo viaggio, sempre nei carri bestiami, chiusi, sigillati, ci davano il vitto, cioè l'aspettanza di pane, per 2-3 giorni. Ci chiudevano e così ci portarono verso la zona di Amburgo. Il campo si chiamava San Borsen. E lì ho passato quasi più di un anno. La vita era monotona, triste, c'era il freddo, la fame, la speranza di non farcela, tanta, tanta tristezza, tanta sofferenza. C'erano degli ufficiali italiani che si prodigavano di darci notizie, Guareschi, Tedeschi, quello che poi ha fatto l'attore, un altro musicista, armonicista, venivano e avevano con loro una radio che riuscivano a farla passare anche con le riviste tedesche, perché in ogni spostamento la spezzettavano e ognuno prendeva un pezzo.
Poi nel campo in cui si andava la ricostruivano e captavano notizie da Radio Londra. Insomma, io ho fatto, diciamo, 5 campi, famosi lager. Le adunate erano giornaliere, la conta era difficile perché eravamo migliaia e migliaia di ufficiali, sotto la pioggia, con i piedi nel fango, perché era all'aperto, una zona ventilata. Le adunate erano noiose. Venivano gli ufficiali italiani mandati da Mussolini e chiedevano se volevamo rientrare in Italia da volontari, sempre da volontari. Avremmo avuto tutta la libertà, avremmo avuto uno stipendio, avremmo avuto il vitto e l'alloggio, era allettante. In quel modo cosa facevamo? Diventavamo collaborazionisti dei tedeschi, del nemico. Venivamo meno al giuramento fatto al re. Gli ufficiali fanno un giuramento al re. Quindi ognuno pensava, e poi che succederà? Ritornando in Italia con questo marchio sulla coscienza, che cosa succederà? C'erano quelle che aderirono, ma la maggior parte no. La maggior parte no. Che si faceva tutti i giorni? Niente. Si parlava. Molti colleghi avevano la mania di scrivere le ricette, perché talmente la fame che anche se si parlava di mangiare, uno apriva gli occhi sulle orecchie, per sentire, pensando, quando vado devo fare questo, sì, la farò quando vado a casa. Allora era una brodaglia. Una brodaglia con i crauti. Forse la carne che mettevano per cucinarla, per dare una certa sostanza, diventavano dei filamenti. Che fortuna era quando nella propria scodella si trovava un filamento di carne. Io avevo fame, tanta fame, tanta, tanta. Ricordo che anche la notte masticavo, penso forse in 2 giorni avrò mangiato tutto. Mi davano del cretino, dell'imbecille, ma tu con lo stomaco che c'hai, così delicato dopo tanta fame, senza mangiare, fai uno sforzo di quella fatta. E io li guardavo, facevo sì con la testa, ma avevo fame, e tanto freddo anche, molto freddo. E da Wiesendorf a piedi abbiamo fatto diversi chilometri. Io ce l'ho fatta. Sì, si sparse questa notizia che il comando tedesco aveva avuto l'ordine di farci fuori tutti. Sì, ci fu questa notizia. Non lo so se è vero o non è vero. Comunque sono certo che avremmo fatto una brutta fine. Per fortuna il comandante tedesco del campo avrà avuto compassione, avrà avuto pietà, non lo so. Chiese agli inglesi se potevamo trasferirci dalla parte loro. E così fu.
dopo una settimana la guerra finì. E invece in Italia ci riportarono nel campo di Wiesendorf non più con i tedeschi, ma con gli inglesi che ci... eravamo liberi però, non avevamo più mangiare. A Wiesendorf ho incontrato, diciamo, due paesani, il capitano Fano, Mario Fano di Bitondo, e il capitano Vittorio Mito di Bari, lo zio di un amico mio. L'amicizia che ho fatto con questi due è stata bella, perché era un'amicizia che ci teneva a lei tutte e tre. Abbiamo riso e abbiamo mangiato insieme. Ricordo che stavamo in una casa, in quel momento vedemmo arrivare dei russi. Erano soldati russi che avevano lavorato nei campi. Li vedemmo arrivare. E stavamo un pochettino sbalorditi. Che è successo? Perché i russi, Madonna Santa, che faranno adesso? Contro di noi? No, invece no. Ci guardavano e disse: camarade, aprirono gli armadi, si svestivano, si mettevano gli abiti che trovavano negli armadi e se ne andavano. E giravano casa per casa facendo questo sfizio. Era uno sfregio verso i tedeschi. Ricordo che affacciandoci alla finestrina della casa, alla finestra della casa, vedemmo dei russi scavare. Scavarono e venne fuori delle piatti di porcellana meravigliosi. Loro forse le avevano viste sotterrare. Prima di andarsene, tornare in Russia anche loro, volevano fare ancora quello sfregio. Difatti presero questi piatti, li misero a terra e li calpestarono, facendolo uno scempio, li frantumarono. Era una specie di odio, era una vendetta. Noi invece no, quest'odio, questa vendetta, non... io almeno non l'avevo con nessuno. Sono i fatti della vita che succedono. Ma avevo fame, quanta fame avevo. Mangiato non so quante patate, quanti chili di patate, non ricordo più. Soltanto rimasi di stucco. Nei primi giorni che stavo a casa, uscii di sera e andai verso il lungomare. E lì alla rotonda vidi la gente impazzire. Sì, perché per me erano dei pazzi. Ballavo i buchi buchi. Un ballo che non avevo mai visto. E pensai, porca miseria, quanta allegria. E io invece sono ancora triste, sono ancora messo. Eppure sono libero.